bici è caduta, è andata, non è andata nel tetto lente. E il nonno Mauro è andato nel tetto lente. Sì, e anche te sei andato dentro il torrente ieri. Adesso dove stiamo andando? A prendere le mie bici! Che non userai fino a quando non sarà nato tuo fratello. No. Perché io non voglio partorire prima. No. Eh sì. No. Eh sì. No. Un po' chissà, sì. Dura testa, Ale. No, hai toccato lì in fondo e sei finito tan dentro qua. Ah, siamo partiti là. Tornando. Buon appetito! Buon appetito! Vero. Grazie altrettanto. Non avete capito. Sentiero con Ale e come nonna e mia nonna. Scusaremo che usa anche il video di Venezia. Ci ha fatto un'angria. Ciao feroce. Fa, l'occhiolino fai. Vediamo se Bernardi ci porta a cena stasera. Porti a cena. Ci porti a cena stasera? Sì, vabbè, okay. Abbiamo fame? Fame? Mangiate di più a mezzogiorno? Dove è andato? Non Ale? Hai acquistato abbastanza carne? Dove è andato Ale? Non che lo c'è so. Il pallone là e Ale non c'è più. Abbiamo perso il bambino. Beh, ma adesso ne arriva un altro. Il marmotta. No, parte scherzi, dove è andato? Ecco lì. Buongiorno! Ci si scioglie anche oggi! Allora, oggi è lunedì 20, 23, ed è arrivata finalmente la piscina, no, scusate le condizioni, cioè veramente non poco, stamattina è arrivata la piscina, quindi stasera quando torna Manuel, se non torna tardi, finalmente la monteremo, Alessandro impazzito. Ieri sera poi siamo andati a cena, ma mi si è scaricata la fotocamera e direi, aggiungerei anche per fortuna, perché in vita nostra, in 33 anni miei e in 32 di Manuel, non abbiamo mai mangiato così male, ma così male in un posto. Cioè una cosa allucinante, infatti devo mettere la recensione su TripAdvisor. Cioè veramente non di buono c'era l'acqua, basta. Neanche il caffè, allucinante, allucinante, allucinogeno. Per fortuna non siamo stati male stanotte, anche se avendo letto poi le recensioni sempre su TripAdvisor di sto posto, abbiamo scoperto che molte persone sono state male. E per fortuna che abbiamo deciso di non mangiare pesce, perché volevamo anche mangiare pesce inizialmente. Io ho detto, bah, sai com'è in gravidanza, evitiamo, visto che, sì. Non so cosa sto mangiando, non so come è stato cucinato, evitiamo. Emanuele ha cambiato idea, quindi per fortuna. Adesso sto sistemando un attimo la cucina e poi dovrò mettermi a guardare per cambiare operatore. Sia FastWeb, lo togliamo proprio, sia nel telefonino. Bene, e dovrò mettermi anche a montare qualche video. Mi sono dimenticata che devo fare anche la cheesecake, devo fare delle mini cheesecake, perché gliel'ho promesse a mano da due giorni e non le ho ancora fatte. Quindi adesso mi metto a fare quello per primo. Molto bene, ecco qua i mini dolcetti pronti, i mini cheesecake, adesso vanno in frigo e stasera li assaggeremo. Buoni. Questa è marmellata di lamponi. Ne ho messo giusto un cucchiaino all'interno e la base di biscotto. Cosa c'è da abbagliare? Cosa c'è, amore? Non voglio, non voglio in bagno.
bagno allora. Dai. Bene, oggi passione cucina. Sto preparando l'insalata di riso per stasera, così se Manuel arriva a un orario decente possiamo iniziare a montare la piscina e abbiamo già la pasta e il riso pronto per oggi e anche per domani, visto che devo andare a fare le analisi. Abbiamo il riso e qua l'uovo e Ale che grida. Cosa abbiamo? La piscina! Forse per domani sarà riempita. Andiamo a spiare. Spiamo. No, da qua no. Forse per domani. Buongiorno, oggi è martedì 24, 5, non mi ricordo. E ho fatto finalmente quello che dovrebbe essere l'ultimo prelievo. Quindi adesso devo andare un attimo al negozio delle tre per cambiare appunto operatore. E nel frattempo mi è andato in palla anche il telefono, meraviglioso. E mamma che caldo. E poi volevo fare un giro da Zenis, vedere cosa c'è che non mi andrà mai bene. Buongiorno, è 1:20, è un caldo maiale. Sono riuscita a far tutto stamattina, sono andata anche a trovare la nonna e mia cugina, non guardate il casino dietro di me, adesso sistemo, ho promesso, giuro in giurello. Solo che abbiamo avuto qualche problema con la pompa delle piscine, quindi è tutto per aria. Adesso Manuel è tornato al lavoro, poi se riesco a farla partire andiamo in piscina a rinfrescarci un pochino. Tanto Ale sta facendo il casino e mi devo mettere anche a montare il video, dai che forse oggi riesco a fare qualcosa, ragazze. Dai che forse ci siamo. Buongiorno, oggi è mercoledì 25 luglio, un caldo allucinante anche oggi. Ho passato una nottata allucinante, ho vomitato dall'una alle 3:30 di stanotte, perché probabilmente Tommaso stava giocando con il mio stomaco a Ollie e Benji, che campioni. E ho ancora parecchio mal di stomaco. Quindi stamattina mi sono svegliata anche tardi. Vediamo se riusciamo a trovare una luce decente. Mi sono svegliata anche tardi. Dovevamo andare a Schio da Tezenis a prendere Aldo, che sarebbe l'unicorno, ma mi sono resa conto che è troppo tardi per uscire adesso, perché a mezzogiorno Manuel arriva, quindi deve trovare da mangiare pronto, perché poi Luna deve tornare al lavoro, quindi andremo più tardi, sperando di trovare sempre l'amica di mia sorella. Mi auguro, comunque fa troppo caldo. Si stava così bene, ma non si stava così bene ultimamente, con questa dieta fresca, questa pioggerellina. Posto i capelli che stanno come cacchio vogliono, aiuto. Sì, perché poi ieri abbiamo fatto finalmente il primo bagno in piscina, solo che mi sono dimenticata di portare giù la telecamera. Alessandro era già dentro, non volevo tirarlo fuori e quindi non ho filmato niente. Quanto è bello questo completino. Ah. Ragazze, aiuto. Ieri ho montato anche il video e oggi, se il signor Fastweb ci assiste, lo carichiamo. Eccoci, stiamo andando a prendere Aldo, lo chiameremo Aldo, l'unicorno. È un caldo allucinante, 41 gradi segna la mia macchina. Infatti stiamo aspettando che si raffreddi un attimo, che parta un attimo, il climatizzatore si raffreddi un attimo prima di partire, perché è da morire. Bella piscina. Eccola lì, poi quando torniamo ci tuffiamo. Sparita la piscina. Dovrebbe arrivare anche il papà. Sparita. Tu hai fatto anche un po' di ninna, vero?
sparita la piscina. No, non è sparita. E io non la vedevo. Adesso sì. Poi arriva anche papà, ci buttiamo tutti in piscina. Sì. E andiamo a prendere un unicorno. Parla bene, Ale. Non sopporto quando parli così. Ormai sei un bambino grande. Basta parlare così. Sì, praticamente da quando quest'anno all'asilo si è trovato l'amico, chi è? Si è trovato l'amichetto, ve l'ho già detto forse da qualche parte, Ettore. E hanno, sto Ettore, hanno iniziato a parlare in sta maniera fastidiosa. Il bello è che io dico che è stato Ettore a insegnargli, la mamma di Ettore dice che è stato Alessandro, in realtà abbiamo scoperto che è stato un terzo bambino, a quanto pare. Però questa cosa fastidiosa, questo modo di parlare da bambino piccolo, non è ancora... ogni tanto ce l'ha. Via che andiamo, dai, su. Ciao! Sì, ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo si sta anche annuvolando, abbiamo recuperato Bruno. Alessandro mi ha fatto impazzire dentro il negozio, e perché continuava questo Bruno, che poi non si chiama Bruno, si chiama Aldo. Ecco, adesso andiamo a casa a gonfiarlo. Però intanto si è nuvolato, non so se tiene il tempo per andare a fare il bagno, insomma adesso vediamo. Bruno! Ciao Bruno! Andiamo in piscina. Vieni anche te in piscina? Certo. Abbiamo anche il costumino nuovo per Ale. Yeah. Beh, mi non metto i cucchioli. Troppo bello! Olle, orco miseria! Aldo, Aldo! Spostarsi, Aldo! Giù. Che c'è qua? Questa roba. Basta. Aiuto. Aiuto. Che spettacolo. Che spettacolo. Ah, ma Alessandro, metti giù quello lì. Metti giù. Metti giù quello lì. Ma cosa da Dio? Sto qua pensa di essere al mare. Tuffati Ale! Ma
carta Mastercard più usata. Non ho mai raccolto, già bellissimo. È il primo fotogramma. Carte e le spese sul tuo conto. Acquisti online, la usi ovunque e sei sempre rimborsato. Buon appetito. Buon appetito. Buongiorno. È giovedì mattina e visto che è un po' nuvolo fuori e c'è un po' di arietta, ne approfitto per tirare. Poi penso che nel pomeriggio andremo un pochino a fare il bagno in piscina. E stasera siamo fuori con mio suocero. Ale? Siamo fuori a cena con mio suocero, teoricamente. Non ho ben capito se si ferma qua a mangiare o se andiamo a mangiare fuori. Non è abbastanza fresco, comunque, sappiatelo. Mancano 25 giorni, 26. 26 giorni. Aiuto. Bene, ho appena finito di stirare. Come vedete qui ho un po' di cosine da mettere via, però devo aspettare Manuel che mi dà una mano, se no non gliela fo. E poi qui c'è il resto. Yeah. Adesso vado giù perché Ale continua con sta piscina. E poi stasera andiamo a cena. Eccoci pronti, adesso andiamo a mangiare la pizza. Ho messo su questo vestito bellissimo di The Zenis. Scappo perché mi stanno aspettando. Ubi! Ciao! No panno! Bubino! Cioccolato! Cosa stai mangiando? Mamma sa! Senza più bianco. Se non ho sbagliato. Cos'è che è? Pino Mungo. Pino Mungo. Da mamma. Che dolore. Cosa devi dire? Cioè ragazzi, siamo andati con tutto il giorno ha piovuto. E siamo andati... Ma cosa dice che non ha mai piovuto? Sì. Ma dove? Manuel? Cosa dice che non ho mai piovuto? La sto accendendo a scorbutico. E poi e siamo andati tutto il giorno con la macchina di legno, tutto il giorno con la macchina di vetro. Cosa stai dicendo, Alessandro? Sì, ci ho giocato tutto. Cosa c'era dentro la tua pasta stasera? Capace. Ciao, non so se riuscivo a cambiare. Ah, mi ho risposto alla crema lì perché papà l'ha messa in mezzo. E poi... Ma c'è mai... No! Anche oggi! Cosa abbiamo fatto oggi? Ci siamo dimenticati... Ma è anche la bocca. Mamma, guarda cosa ci siamo dimenticati oggi! Ma continui a dimenticarteli. Speriamo che domani ce lo ricordiamo. Adesso guardiamo... un po' di TV, dopo andiamo a fare un po' di linea. Sì, caro mio. No. Saluta a tutti. Ai, vuole che fa le bocche. Ciao ragazze. Ciao Duda. Ciao ragazze. Bue. E questo? Mamma. Dov'è Budino? Mamma, cosa è successo oggi? Ciao Danilo! Mamma, sai cosa è successo? Cosa è successo? È successo che ho fatto una cosa che doveva colpire il muro, che ho fatto così, ma è buttato giù per terra. Ha fatto e buone calciate. Ciao Rita. Boh, che le fai, bocche? Chi è che parla così? Chi è che parla così? Boh, che le fai, bocche? Eccole!
eccolo quello simpatico. Eccolo quello simpatico. Ciappate con fasto, eh. Buongiorno, oggi è giovedì. Mi sono una mattina diplomato in cielo, ho abbandonato il 26. Poi è venerdì. Oggi è venerdì? No, oggi è venerdì. Oh mio Dio! Oggi è venerdì 27. E io sono le 11:10 e io mi sono alzata alle 10:30 stamattina. Semplicemente perché stanotte non ho dormito, come potete vedere. Quindi dalle mi sarò addormentata tipo alle 7:30, 7 qualcosa, e mi sono svegliata alle 10:30. Adesso a mezzogiorno Manuel finisce di lavorare, viene a casa per poi ritornare e io dovrei stirare un pochino. Oh, mamma mia, che occhia, ma c'ho pure le borse, le Louis Vuitton. Oh mio Dio, Alessandro, e fa caldissimo oggi, caldissimo. Bene ragazze, sono l'una e mezza. Adesso io e Ale dobbiamo andare un attimo in centro Atene, che finalmente mi è arrivato il kimono che stavo aspettando da Tezenis. Ormai ho fatto l'abbonamento da Tezenis. E poi devo passare anche al Lidl perché ho scoperto che c'è, che hanno un profumo che è il dupe economico, chiaramente. Quindi voglio un attimo capire quanto dupe sia, quanto realmente sia dupe del Coco Mademoiselle. Quindi vado un attimo a vedere anche quello. E poi non penso che stirerò ancora perché fa troppo caldo e andremo in piscina. Allora, eccoci fuori da Lidl, ragazze, incredibile, ho trovato di dupe di alcuni profumi allucinanti, ci assomigliano tantissimo, tra cui anche la Vie Belle, che però mi fa venire nausea, cioè è troppo forte, però è identico e persiste tantissimo, una cosa allucinante. Poi magari ve li faccio vedere a casa se mi ricordo. Oh mio Dio, che caldo! Non guardate le cose sul letto, ma sono quelle che ho stirato e che devo mettere via. Allora, ho deciso di cacciarvi dentro un pseudo haul svuota la spesa, così vi dico anche dei profumi. Allora, questo qui, ragazze, che si chiama Suddenly Madame Glamour, €4,99, è il dupe del Coco Mademoiselle. Ovviamente ci assomiglia molto, perché ci assomiglia molto, non è persistente come il Coco Mademoiselle, ma insomma per €4,99 è anche un eau de parfum top. Questo invece costa ancora meno, costa €3,49 mi sembra, è il dupe del J'adore di Dior, che io ho utilizzato per molti anni, poi ha cominciato a darmi nausea, però il dupe non mi dà fastidio assolutamente. E mi piaceva molto quel profumo lì. E si chiama Shalom. Questo qua, attenzione, quello arancione, perché ce n'è anche uno blu che è un'altra cosa. Poi mi sono presa l'acqua micellare, le due acque micellari, una per pelli sensibili e una per da pelle normale a secca. Mi tiro su questo che ho fatto un po' prima. Dischetti grandi, cotton fioc. Questo qui invece, che si chiama Suddenly, sempre Suddenly Diamonds, è il dupe del Hugo Boss Orange, mi pare si chiami. Molto molto buono anche questo. Poi vi dicevo, c'è il dupe del La Vie Belle, che quello è quello che ci assomiglia secondo me più di tutti, e si chiama Aura, una cosa del genere. Comunque se lo trovo vi metto qui la fotografia, così se siete interessate potete andare a vedere. Quello costa €4,99, anche questo €4,99. Poi c'è il dupe del Chanel numero 5, che però non mi piace, non mi è mai piaciuto, visto che erano in offerta delle ghettine per Tommaso con body. Allora, le ghettine sono vedute singolarmente a €2,99, sempre degli Unitoons, lavabile a 60 gradi e 100% cotone, mi sembra siano. No, vi sto dicendo una fesseria. Cotone, 100% cotone.
Ok, sì. Lighettine 2,99, invece i due body, ho detto per due, a 4,99. E siccome di queste cose non ce ne sono mai abbastanza, abbiamo fatto un po' di scorta. Quindi ho preso in totale 4, aspettate, 1, 2, 3, sì, 3 ghettine e 2, 4, 6, 8 volte. Ho preso 4 ghettine, 2 da 0 a 2 mesi e 2 da 2 a 6 mesi. E 2, 4, 6 body. E poi sono passata anche da Tezenis, come vi dicevo, a prendermi il kimono, visto che ho sia il vestitino che i pantaloncini, ne era rimasto solo uno e l'ho pagato 11,45 al posto di 22,90. Bene. Adesso mettiamo via un po' di cose e andiamo a fare il bagno, finalmente! Ecco ragazze, ho tolto le scatoline così li vedete. Questo qua è il dupe del J'adore di Dior. Questo invece del Coco Mademoiselle. E questo l'Orange di Hugo Boss. Molto molto buoni.